questa opera viene conclusa a 42 anni dal suo primo progetto. Pare che tutto sia andato bene sul piano della legalità. È possibile fare opere bene, presto, nella piena legalità e spendendo poco? Purtroppo la legislazione attuale non consente questo, perché appunto la legge Berloni, che doveva in teoria semplificare l'iter progettuale, doveva garantire che le imprese che vincevano gli appalti fossero a posto, che i prezzi rimanessero in qualche maniera controllati, non sta funzionando. È una legge fatta a fine anni 90 che appunto sta dimostrando tutti i suoi limiti. Quindi bisogna intervenire, bisogna capire anche dal punto di vista della legalità quali verifiche e controlli preventivi prima ancora di far accedere alle gare certe imprese che poi non hanno i crismi di legalità, come è capitato in questo cantiere dove l'azienda vincitrice, dopo aver avuto accesso all'appalto, ha dovuto essere allontanata perché in odore di mafia. Quindi bisogna intervenire e soprattutto fare una scrematura di quelle realtà che a livello nazionale non possono essere così qualificate come imprese oneste. Quindi un lavoro da grande c'è da fare come legislatori a livello nazionale, come regioni, per riuscire anche a creare quelle sinergie fra enti locali, soprattutto nella programmazione urbanistica, per far sì che le opere, quando vengono inserite, siano definitive e non continuino a cambiare tracciato, percorsi, limiti di vincolo rispetto. Quindi è una cosa che va fatta, è necessario farla, perché senza infrastrutture il futuro non può passare per il Veneto.